Dirige un piccolo laboratorio di ricavo per integrare il bilancio familiare. Secondogenito è preceduto da una sorella maggiore, Maria Nina, che sarà segretaria al liceo classico Gabriele D'Annunzio di Pescara. Dopo di lui moriranno due sorelle da bambine e poi nascerà Alfonso, che insegnerà lettere all'Istituto Massimo di Roma. Lo zio Antonio, amico del pittore Michetti, aveva riportato da Parigi una delle prime macchine di proiezione cinematografica e aperto a Pescara il locale Excelsior. Il giovane Federico ne rimane affascinato e collabora con lui vendendo i biglietti d'ingresso e curando la contabilità. Per breve tempo prende lezioni di violino. Già da piccolo mostrava una grande passione per la musica. Era una persona che amava molto tutti questi aspetti espressivi, diciamo, quindi il cinema, il teatro, la musica. Dopo le elementari, Maria Nina e Federico vengono iscritti all'Istituto Tito Acerbo. A scuola, la sua intelligenza e preparazione gli valgono ben presto una rispettosa popolarità. Lui aveva cominciato a capire la scuola dalla storia. Quando aveva cominciato a capire che la storia parlava di persone che una volta erano state vive. Cioè quando lui ha cominciato a vedere il lato umano della disciplina, cioè non le date, capisci, l'erudizione, ma che si stava parlando della vicenda umana. E secondo me questa è sempre stata la caratteristica di Zio, cioè di potersi interessare di una materia, anche una materia molto tecnica come quella che trattava lui, però di vedere come questo poi sta parlando della vita umana. Quando sostiene la prova di maturità, il commissario d'esame rimane fortemente impressionato dalla sua preparazione, tanto che vorrà sincerarsi con i genitori del proseguimento degli studi. E la madre venderà un piccolo podere per permettergli di partire per Roma e frequentare gli studi universitari. Podere che Federico riacquisterà e restituirà alla madre alcuni anni dopo. Si laurea a Roma nel 1936 in economia e commercio e l'anno seguente entra come impiegato nella Banca d'Italia. Nel 1939 diventa assistente volontario di politica economica presso la Facoltà di Economia e Commercio di Roma. In quell'anno la Germania invade la Polonia, dando inizio al secondo conflitto mondiale. Caffè segue il corso allievi ufficiali e giunge in zona di guerra, ma viene adibito a mansioni sedentarie per la sua modesta statura. Pur potendolo evitare, volle partire per senso di dovere nei confronti di tanti altri suoi colleghi e coetanei. Il governatore della Banca d'Italia, Vincenzo Azzolini, riesce dopo forti insistenze ad ottenere il rientro di alcuni dipendenti, tra cui Paolo Baffi e lo stesso Caffè, ritenuti indispensabili per l'attività della banca. Antifascista, negli anni della guerra partecipa alla resistenza non combattente, militando nel Partito della Democrazia del Lavoro, fondata da Ivano Ebonomi, Meuccio Ruini, Enrico Molero. Dopo la liberazione, Federico vive fondamentali esperienze di grande rilievo, ai fini anche della maturazione delle sue premesse di valore e delle sue concezioni dell'economia e della società. La sua breve ma molto significativa presenza a Londra, dove assiste alla nascita dell'esperimento del Social Welfare State con il governo laborista di Attlee e viene affascinato dalla conoscenza diretta del pensiero di John Maynard Keynes e William Beveridge. Mi raccontava che assistette all'esperienza del governo laborista, governo Attlee, e lui vide e fu sempre orgoglioso di come gli inglesi cercavano di costruire una società basata sui beni pubblici piuttosto che sui beni privati. La sua esperienza nella Banca d'Italia, dove seguiva in particolare le relazioni internazionali in un periodo in cui nascevano istituzioni come il Fondo Monetario Internazionale. E poi la sua stretta collaborazione con Meuccio Ruini quando fu ministro dei lavori pubblici con il secondo governo Bonomi, ministro della ricostruzione con il governo di Ferruccio Parri e soprattutto presidente della Commissione dei 75 incaricata di redigere la Costituzione della Repubblica. Caffè fu membro della Commissione economica della Costituente e di fatto l'economista di Meuccio Ruini.
Collabora inoltre con il gruppo di Dossetti, La Pira, Fanfani e Moro. Gli esponenti di quel movimento svolsero un ruolo rilevante nell'elaborazione della Carta Costituzionale e furono i primi a richiedere in Italia politiche espansive di tipo keynesiano per la piena occupazione. Sono una serie di elementi oggettivi che pongono Caffè al centro e al crocevia, diciamo, delle correnti ideali, politiche, eccetera, che appunto si sono poi confrontate e che poi portarono alla scrittura della nostra Costituzione. Dire che Caffè è stato un po' l'economista della Costituzione non è un'affermazione azzardata. Scrive degli articoli sulla rivista Cronache Sociali, sia da Londra sull'esperimento del welfare state, che in seguito sull'indirizzo che stava assumendo di fatto la ricostruzione. Critico verso una politica economica che riteneva poco attenta alle riforme sociali e alla piena occupazione. Ottiene incarichi in varie università, Messina, Bologna e Roma, dove nel 1959 diventa professore ordinario di politica economica e finanziaria presso la Facoltà di Economia e Commercio. Eccoli i libri che non ho scritto, amava ripetere Caffè guardando i suoi studenti. Fra di essi ritroviamo diversi esponenti di vertice di alcune delle più importanti istituzioni economiche e finanziarie dei nostri giorni. All'attività dell'insegnamento dedicherà la parte prevalente della sua vita e del suo tempo. Una vera e propria ricerca scientifica fatta in comunione con i suoi studenti. Oltre 1000 tesi di laurea da lui curate con assoluta attenzione. Una vera dedizione ricambiata dai suoi studenti. Nel corso della carriera si impegna a diffondere le teorie keynesiane, applicandosi tanto alle ricerche macroeconomiche quanto ai problemi sociali legati al benessere e all'occupazione delle classi più disagiate. Nel giro di una trentina d'anni dà alle stampe numerose opere letterarie, tra cui Economisti moderni, uscito nel 62, e In difesa del welfare state, disponibile dal 1986. Lui aveva un grandissimo rispetto per l'elaborazione teorica di tutti e aveva la presunzione di poter giudicare le affermazioni indipendentemente da chi le faceva, cosa che di norma non accade, prima si chiede chi l'ha detto e poi si decide se una cosa si è d'accordo oppure no. E lui faceva esattamente il contrario, prima vagliava l'argomento e poi si chiedeva qual era l'origine di questo argomento. Volle essere consigliere del cittadino anziché consigliere del principe, soprattutto perché riteneva che molte volte le informazioni economiche vengono strumentalizzate, sia in senso allarmistico che al contrario, sottovalutando o ignorando alcuni fatti importanti. Contribuì con articoli e interviste su molti quotidiani e riviste di carattere culturale e informativo generale, a cominciare da quelle precarie e a bassa tiratura per mancanza di carta dell'immediato dopoguerra. Ebbe una collaborazione più lunga con tre quotidiani, Il Manifesto, Il Messaggero di Roma e L'Ora di Palermo. La Banca d'Italia ha calcolato che l'inflazione in Italia dovrebbe aumentare dello 0,5-0,6% per effetto del nuovo rapporto di cambio con il marco tedesco e quindi del maggior costo delle nostre importazioni dalla Germania. Sembra un aumento abbastanza contenuto. Ma vede, queste cifre sono calcolate con metodi molto elaborati, ma mi permetto di dire non sono molto significative. In definitiva vogliono dare l'annuncio che non sarà a causa di questa specifica variazione della parità un aumento notevole nell'inflazione. Però le conseguenze in realtà dipendono anche dalle ripercussioni psicologiche. Bisogna tenere presente, bisognerebbe sottolineare che si tratta di un evento non drammatico ed evitare che ci si inseriscano delle speculazioni che potrebbero portare ad aumenti più consistenti di quelli che risultano da calcoli econometrici su cui francamente non ho molta fiducia. Per decenni ha denunciato la violenza del mercato capitalistico senza regole e gli autori di tali violenze, che già dagli anni 70 identificava negli incappucciati della finanza. Alla retorica della mano invisibile contrapponeva la tesi che i mercati e la finanza hanno un nome e un cognome e come tali vanno identificati e affrontati.
Da tempo sono convinto che la sovrastruttura finanziario-borsistica, con le caratteristiche che presenta nei paesi capitalisticamente avanzati, favorisca non già il vigore competitivo, ma un gioco spregiudicato di tipo predatorio che opera sistematicamente a danno dei risparmiatori. O aspetti teorici, ma a pensare che in che modo la costruzione economica potesse rendere la vita più facile alle persone. E da questo punto di vista io credo ha dato una lezione metodologica molto importante che troppo spesso in economia viene ignorata. Sciaguratamente al posto degli uomini abbiamo sostituito numeri e alla compassione nei confronti delle sofferenze umane abbiamo sostituito l'assillo dei riequilibri contabili. Al centro delle riflessioni economiche del caffè ci fu sempre la necessità di assicurare elevati livelli di occupazione e di protezione sociale, soprattutto per i ceti più deboli. Dopo il 1984 è sconfortato per l'uscita dall'insegnamento. L'interruzione del filo diretto con gli studenti gli fa mancare l'attività più impegnativa ma anche la più gratificante della sua vita. Deve constatare che la civiltà possibile per la quale si era battuto era ben lungi dall'essere realizzata. Esprime il timore di un affievolimento delle capacità intellettuali che considerava da sempre la sua principale risorsa. Inoltre, negli ultimi tempi, è provato da alcune dolorose vicende familiari come la morte della tata Giulia, la malattia del fratello e la perdita tragica e inaspettata di alcuni cari amici e allievi come Bruno Franciosi, Fausto Micarelli ed Ezio Tarantelli. È veramente il caso in cui il mondo perde un elemento che costituisce un valore insostituibile. Da circa una settimana uno dei più prestigiosi economisti italiani, Federico Caffè, è scomparso. Mercoledì scorso, di primo mattino, è uscito di casa e da allora non se ne hanno più notizie. Sono in corso le ricerche alle quali partecipano anche alcuni allievi del professore. Si teme che il 73enne economista sia stato colto da malore. Ai suoi allievi ha insegnato a pensare con la propria testa in maniera consapevole e approfondita. Non ha trasmesso un credo vincolante. Ha aiutato i suoi studenti, scienziati dell'economia, pensatori, servitori dello Stato e delle istituzioni, cittadini, a scoprire se stessi. Nella notte tra il 14 e 15 aprile 1987, il professor Caffè lascia ordinati sul tavolino della sua stanza i suoi occhiali, le chiavi, i documenti. Chiude silenziosamente la porta dietro di sé per non svegliare il fratello Alfonso e scompare. Gli studenti e gli amici lo cercheranno invano per mesi. Non cedete mai agli idoli del momento, vale a dire le frasi fatte, le frasi convenzionali, rifletteteci con il vostro pensiero e con il vostro e con la vostra capacità intellettuale, incluso quello che vi deriva dall'aver seguito un corso di politica economica. Il corso, lo ricordo, per me di questo corso sarà dato dalle anticipazioni di tutti questi scatti degli apparecchi che mi indicavano allora sta per finire. Ma direi molto che il ricordo la parte vostra di questa cosa, se ci sarà un ricordo, sarà quello di un impegno nel cercare di trasmettervi tutto quello che sapevo, anche se era poco, che spero vi possa rimanere un tempo come ricordo. Thank you.
Buonasera a tutti, io sono Mauro Tedeschini, sono il direttore del centro e sono stato chiamato dal governatore Luciano D'Alfonso a coordinare questa serata che è partita con questo bellissimo filmato. Io farei un applauso a chi ha realizzato questo ricordo. Federico Caffè, come sapete la serata si intitola La lezione continua dalla parte dei più deboli, mai come oggi credo che ci sia bisogno appunto di qualcuno che stia concretamente, non solo a parole, dalla parte dei più deboli. Capita spesso a tutti, credo, di chiedersi che cosa avrebbe detto una grande intelligenza del passato a cui abbiamo fatto riferimento davanti a certi accadimenti invece di oggi. E credo che appunto molti si siano chiesti che cosa avrebbe detto il professor Caffè davanti a quello che sta succedendo, adesso anche con il rischio, io credo, che con questa ripresa economica di cui sentiamo parlare, che tutti aspettiamo, l'Ufficio Studi della Banca d'Italia autorevolmente preconizzato, lo stesso Centro Studi della Confindustria, però dicevo con il rischio che magari si allarghi ulteriormente la forbice tra ricchi e poveri, così come è successo negli ultimi anni, e questo credo che sarebbe grave, credo che tutti noi lo vogliamo evitare, anche a sentire dagli applausi che hanno costellato alcuni passaggi appunto delle lezioni e delle frasi del professor Caffè. Comunque, appunto, come Federico Caffè ha lasciato detto, i suoi studenti avrebbero potuto continuare questo suo lavoro e questa sera abbiamo dei testimoni autorevolissimi che ci possono dire appunto che cosa resta della lezione del professor Caffè e come possiamo anche applicarla ai nostri giorni. Ve li presento, sono ospiti appunto molto importanti, avremo il saluto del sindaco di Pescara Marco Alessandrini, dopodiché ci saranno interventi del professor Nicola Mantoscio, che è il presidente, scusate, della Fondazione Pescara Abruzzo, del professor Marcello De Cecco, che è un docente della LUIS, della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, che è noto scrittore di cose economiche anche sul quotidiano Repubblica e su altri organi di informazione, e Giovanni Legnini, che è il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, e Ignazio Visco, che è qui alla mia sinistra, che è il governatore della Banca d'Italia. Appunto onorato con la sua presenza e chiuderà il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che è qui alla mia destra. Mi sono dimenticato. È un po' di emozione perché questa è una serata molto importante, quindi gli chiedo scusa. Il dottor Ciacito della Casa degli Anni invece è componente del Consiglio di Presidenza per la Corte dei Conti ed è qui alla mia destra fra D'Alfonso e il professor Mantoscio. Allora io do subito la parola al sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. La comunicazione di pubblica utilità. Chiedo scusa. Ci sono tanti cittadini all'esterno di questo bellissimo cinema che vorrebbero entrare. Come sapete io sono per una certa flessibilità delle regole, ma i vigili del fuoco non ritengono idoneo questo spazio per accogliere l'ulteriore partecipazione che c'è all'esterno. Allora un invito nel rispetto delle regole, se i vigili del fuoco ritengono, facciano entrare quelle parti di cittadinanza che possono, altrimenti la prossima volta troveremo uno spazio più capiente, magari costruendolo. Prego. Sì. Magari la prossima volta andremo allo stadio. Buonasera a tutti, fa davvero piacere che in una serata come un pomeriggio come questo di venerdì ci sia tanta gente per, come dire, ascoltare non già l'ultima lezione, per citare il titolo di un film che alla vita di Caffè si è ispirata, bensì la lezione attuale di un grande concittadino, un grande pescarese, un economista italiano che, come abbiamo visto nel bellissimo filmato di Stefano Falco, è stato uno dei principali diffusori della dottrina keynesiana in Italia, ma è stato anche un maestro, con la M maiuscola, alla cui scuola si sono formate intere generazioni di economisti, alcuni dei quali sono davvero illustri, importanti, e ne abbiamo qui uno per tutti, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. L'opinione pubblica
Repubblica si emozionò molto allorché nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa del professor Caffè i suoi studenti setacciarono letteralmente la città di Roma alla ricerca del maestro, e perché evidentemente i valori cui ispirarsi coltivati da Federico Caffè, cioè il rigore e la sobrietà, avevano fatto breccia nei loro cuori. Il nostro illustre concittadino, con discrezione ma anche con passione civile, ha sempre utilizzato gli strumenti dell'economia per difendere gli ultimi, lavorando sui temi della politica economica e del welfare, con particolare attenzione agli aspetti sociali e alla distribuzione dei redditi. È stato detto in maniera molto efficace nel filmato appena andato in onda, e mi sembra che questo abbia suscitato anche l'approvazione da parte di questo numeroso e interessato pubblico. Un economista dal profilo progressista sicuramente, schierato, come dicevo, dalla parte dei più deboli, esplicitamente critico nei confronti di una idealizzazione del mercato e sostenitore convinto del ruolo attivo dello Stato per correggerne le inefficienze, le storture e le devianze. Oggi siamo qui a ricordare, come ho detto prima, un vero e proprio maestro. Il maestro è nell'anima, e nell'anima per sempre resterà, dice qualcuno. E porgiamo tutti un deferente tributo ad un uomo di ridotta statura, sì, ma gigantesco nel pensiero, la cui lezione è di attualità oggi come ieri. Grazie. Grazie al sindaco Alessandrini. Allora io do subito la parola al professor Mantoscio, che appunto ci parla della lezione di Federico Caffè. Grazie direttore, buonasera a tutti e un caloroso saluto ai nostri illustri ospiti. Federico Caffè è certamente una personalità molto poliedrica e complessa, che incute in un po' di timori ed esitazioni nel doverne parlare. Nel caso mio poi si aggiunge l'emozione personale inevitabile che mi deriva dal dovergli essere riconoscente per sempre per il severo richiamo che ebbe a farmi nel terribile inverno del 1977 che visse l'Università La Sapienza, compresa la Facoltà di Economia in via Castro Laurenziano, anche come giovane studioso abruzzese e di cui non mi sono più liberato, a non smarrire mai nell'attività di ricerca in riferimento al significato concreto per la vita di ciascuno, di ogni pensiero, teoria o specifica linea di azione, soprattutto in tema di politica economica. Ogni cosa avrebbe dovuto riconciliarsi con la visione di una società più giusta che nei suoi esempi rappresentati spesso agli studenti assumeva concretezza nell'esperienza dei contadini abruzzesi che finalmente potevano prendere l'autobus e risparmiare così le scarpe o accedere ai servizi sanitari del nuovo ospedale di Atri che per ragioni familiari conosceva bene. Secondo un tratteggio che ne ha fatto recentemente il suo allievo Mario Tiberi, Caffè è stato un grande uomo perché con chiunque stabiliva un contatto e soprattutto con la sua famiglia ampia fatta di parenti ed allievi offriva tutta la sua generosità. È stato un grande docente per la scrupolosità osservata e una disponibilità leggendaria verso gli studenti. È stato un grande economista, non nell'accezione ahimè degli abituali asettici parametri accademici, ma per la sua ortodossia nell'insistenza per l'inadeguatezza del libero mercato incardinato sul puro ruolo ordinatore dei prezzi relativi e il confinamento delle istituzioni ad un semplice ruolo convenzionale di regolatore rispetto a un predefinito insieme di relazioni economiche. Essendo il mercato una convenzione e così pure lo Stato, secondo il punto di vista di Caffè occorre proporre ed invocare una visione alternativa volta a cambiare entrambe le istituzioni, mercato e Stato, e così facendo si determinano nuove, più giuste e virtuose relazioni tra economia e società. Caffè è stato un grande intellettuale, non tanto per la sua profonda cultura umanistica, ma perché portatore di una visione più elevata di società, della concezione riformista del cambiamento, del valore in sé da attribuire al coraggio di saper andare anche controcorrente, specie nel contesto del travolgente successo del neoliberismo che accompagnò gli ultimi anni della sua vita e della sua attività.
In considerazione della specifica rilevanza di ciascuno di questi profili, nonché della limitatezza del tempo a mia disposizione, mi perdonerete allora se il percorso segue un itinerario inevitabilmente un po' eterodosso. Spero solo di evitare il rischio di cadere nella critica che lo stesso Caffè era solito rivolgere a chi, mancando di svolgere preliminarmente alla propria indagine una compiuta ricognizione bibliografica, non riesce ad evitare la riscoperta del già noto. Economista italiano, Caffè si è iscritto molto, su Caffè si è scritto molto nei quasi 28 anni ormai trascorsi dalla sua tragica e misteriosa scomparsa. Accanto a numerosi contributi sulla sua persona e sulla sua opera, sulla sua vita e il suo pensiero, si ricorda abitualmente l'accurata indagine di Remmanuel Rea del 1992, dalla quale fu tratto il bellissimo film con la regia di Fabio Rossi, di cui abbiamo visto alcune immagini nel documentario di poco fa. Qui voglio però aggiungere il ricordo dello scritto di Mario Moretti, che diede vita ad uno spettacolo teatrale dal titolo Gli occhiali di Federico Caffè, portato in scena con la regia del pescarese William Zola, la cui prima nazionale fu realizzata proprio qui a Pescara, in questo teatro. Dunque, i diversi aspetti della figura di Federico Caffè non rendono agevole l'individuazione di un filo conduttore, o come lo chiamava lui, di un criterio ispiratore della trattazione, in grado di facilitare la discussione dei molti contributi contenuti nella sua ampia opera, anche perché la sua attività non ha riguardato soltanto argomenti accademici o tecnici, ma si è ampiamente estesa alla pubblicistica e all'attività di divulgazione. È impossibile qui dar conto anche solo dei suoi elementi più rilevanti. L'ampiezza, la profondità e il rigore del teorico, l'attenzione per le questioni che rendono problematica la vita stessa delle persone, la concezione dell'indagine economica come guida all'azione, la passione e il carattere autorevole ma schivolo, la capacità didattica, la dedizione agli studenti e alle istituzioni, la partecipazione alla vita civile, l'attenzione alle ragioni degli altri, la capacità di essere maestro, favorendo la convivenza pluralistica di diversi orientamenti e interessi, il sostegno al convincimento che sono le idee alla lunga a prevalere sugli interessi costituiti. Non è stato soltanto un economista dotto, pragmatico e innovativo, dotato di rare capacità multidisciplinarie e di elevata sensibilità sociale, ma anche un docente dedicato e appassionato, un osservatore critico del mondo contemporaneo e un uomo caratterizzato dall'umiltà, dalla fermezza, che poteva sconfinare anche qualche volta in qualche scatto d'ira. Un uomo, ci suggeriscono numerose testimonianze, dotato anche di pietas, forgiato fin da giovane età alla sofferenza sentimentale, anche a causa del suo fisico percepito come non esemplare, come Daniele Archibugi riesce a dichiarare in uno dei più apprezzabili per contenuto e delicatezza espressiva suoi contributi. Impressionante fu la sua capacità di comprendere la rilevanza dei sentimenti e dei bisogni umani all'interno della scienza triste, come Thomas Carlyle ebbe a definirla, della quale si occupava. Proprio la sensibilità nei confronti dell'uomo comune è il tratto più caratterizzante del Caffè economista, vocato alle persone quali protagoniste dei fenomeni economici reali. Questa attenzione costituisce uno dei principali contributi offerti dal Caffè al pensiero economico. Esso non risiede tanto dal generico riguardo prestato ai problemi sociali ed economici degli stessi uomini comuni, quanto nella definizione di una generale nozione di umanesimo, dell'economia e della politica economica. Anche se questa parola è stata usata da Caffè soltanto una volta, senza particolare definizione o approfondimento, nel titolo Umanesimo del welfare di un articolo del 1986 pubblicato su Micromedia, il concetto ha rappresentato uno dei suoi punti fermi, come era solito chiamarli, pur sviluppandosi e arricchendosi progressivamente nel corso della sua vita. Questa nozione di umanesimo non è genericamente riferita all'esaltazione del valore e della dignità dell'uomo, ma allude piuttosto a uno specifico sentimento di urgenza per i problemi umani, come emerge in una sua affermazione del 1970. Ciò, come sosterrà successivamente, implica una rivalutazione dell'uomo come valore in sé e una visione dell'economia servizio dell'uomo medesimo, tale da concedere interesse privilegiato al miglioramento sociale di tutti gli esseri umani. Se usato come metro valutativo delle proposte dei provvedimenti di politica economica,
Quel concetto permette di superare molte delle difficoltà derivanti dalle debolezze della teoria, ponendosi a fondamento dell'edificazione di quella futura civiltà possibile, come se stenne l'anno prima di scomparire, capace di combattere povertà e ignoranza, che appare come il fine ultimo del suo impegno intellettuale e civile. Questa visione dell'intervento pubblico in economia possiede, a mio avviso, una portata culturale ben più ampia del richiamo alla politica economica del piede di casa, invocato da Caffè stesso in alcuni suoi scritti, e una rilevanza economico-sociale più elevata di quella che risulterebbe da un accento posto esclusivamente sulla specificità delle condizioni reali della gente semplice. Quando gli uomini comuni vengono calati in questo contesto generale, evidenziano una efficace coerenza la priorità attribuita da Caffè alla lotta contro l'iniqua distribuzione dei redditi e delle ricchezze, l'irrinunciabilità degli obiettivi di egualitarismo ed assistenza, il coinvolgimento o il convincimento che fosse compito dello Stato quello di garantire una tendenziale uguaglianza di opportunità. L'inclusione della disoccupazione tra i problemi veri della società contemporanea e al quale rivolgere la preminente attenzione. In una intervista alla giornalista abruzzese Nadia Tarantini nel 1985, Caffè non manca di ricordare come l'unica forma di redistribuzione che possiamo fare sono i servizi sociali. Dunque non attraverso il puro incremento del potere di acquisto di ciascuno, ma con una maggiore e pronunciata qualità umana delle condizioni ambientali e collettive. In breve, Caffè aveva ben presente la complessità delle motivazioni umane nelle spiegazioni dei sistemi economici, ben lontane dallo sciocco utilitarismo che denuncerà in seguito in questo paradigma il premio Nobel Amartya Sen. Così pure Caffè ripudia la visione meramente contabile e ragionieristica dell'interpretazione economica. Con le sue stesse parole, manifestazione ricorrente di questi antichi errori è la tendenza a voler ridurre l'economia ad una mezza scienza, considerandone esclusivamente i rapporti tecnologici. Immaginarsi allora quale giudizio darebbe oggi Caffè sulle politiche europee di austerità e l'annesso assunto del vincolo della parità di bilancio. Con riferimento agli interlocutori, Caffè è stato capace sia di parlare linguaggio erudito della teoria, sia di divulgare il pensiero non solo economico di altri, di dialogare con gli accademici, con le più alte autorità dello Stato, le istituzioni, i rappresentanti sindacali, gli studenti, i lettori dei quotidiani. Per questi soggetti gli è stato di volta in volta apprezzato collega, ispiratore, stimato consulente, insegnante maestro, rispettato avversario. Caffè ha certamente coltivato una particolare sensibilità verso il mondo dei lavoratori, non concepite come meri fattori della produzione e più in generale verso tutti i soggetti deboli della società dove, come non si stancava mai di sottolineare, è ancora profonda la spaccatura tra chi ha e chi non ha. Egli ha detto, ha dato voce autorevole ed energica a chi aveva difficoltà ad esercitare le proprie libere scelte perché è già stato spinto, non per sua volontà, ai margini della società. Caffè ha significativamente contribuito alla crescita culturale e civile del nostro paese, anche ponendosi come interlocutore di molte figure eminenti, lontane dagli uomini comuni e semplici, tra le quali possono essere citate, come è stato ricordato nel documentario, Azzolini, Carli, Baffi, Ciampi, Inaudi, Parri, Ruini. Egli è stato un ascoltato interlocutore anche per questi uomini, oltre che per gli studiosi e per molti altri decisori politici che con lui si sono confrontati a seconda della necessità del tema o del momento, su questioni astratte, argomenti di attualità politico-sociale, ampi dibattiti di scuola, dettagli legati a curiosità internazionale o nazionale, problemi concreti di tutti i giorni, senza mai indulgere nel narcisismo intellettuale, nel conformismo, nella facile ricerca del consenso o del compiacimento. Egli è stato uno dei più generosi anticonformisti intellettuali italiani del suo tempo, partecipando al confronto accademico e al dibattito politico in un lungo e difficile periodo della nostra storia economica, sociale e politica, combattendo il dilagare delle mode, il provincialismo imitativo, l'eccessiva formalizzazione e l'argomentare astrattamente attraverso teoremi per favorire piuttosto, come gli stesso si esprimeva, plausibili ragionamenti di logica induttiva che accantonassero improduttivi apriorismi.
Caffè era ovviamente cosciente di essere in tal modo esposto al rischio di dare l'impressione di qualcosa di datato e di una inclinazione al predicatorio, intollerabile per sopportazione più che per convincimento, come gli stesso ebbe a dire. Più volte gli ha però ribadito di privilegiare la rilevanza alla forma, di preferire aver ragione in termini non dimostrativi allo sbagliare in modo analiticamente rigoroso. La visione di Caffè contro i profitti dello sfascio, come indicava nelle sue lezioni di politica economica, nella critica alla burocrazia, è stata informata anche dalla sua diretta conoscenza come servitore in senso lato dello Stato, in virtù della collaborazione con funzionari pubblici impegnati con serietà e ben diversi da quelli qualificati semplicemente come egoisti e solo ricercatori di rendite, che popolano in condizioni di asimmetria informativa i modelli della public choice e della moderna political economy. E non è certamente un caso se tra i migliori funzionari pubblici, non solo del nostro paese, vi sono due suoi ex allievi della statura morale e professionale di Mario Draghi e Ignazio Visco, che abbiamo l'onore di ospitare questa sera. Federico Caffè ricordava spesso l'immagine di Giorgio La Pira, che come abbiamo visto, con cui come abbiamo visto aveva rapporti. E questa immagine era l'attesa della povera gente lungo tutto il corso della loro esistenza, attesa naturalmente verso condizioni migliori di vita. Ecco perché allora la sua lezione continua ancora, specie per le nuove generazioni. Grazie a tutti. Allora io ti devo facendo un cerchio con vuole, sì. Dicevo, chiederei a Marcello De Cecco di continuare questa riflessione su che cosa resta della lezione di Federico Caffè. Tra l'altro l'antico governatore si è impressionato da quante persone ci siano oggi. Siamo in tempi in cui l'oblio dei personaggi è praticamente immediato, quindi pensare che dopo tanti anni, appunto dalla scomparsa di Caffè, non solo la sua lezione resti, ma anzi faccia ancora più discutere e ancora più riflettere. Io vi ringrazio per avermi invitato. Io non sono un allievo di Caffè, sono soltanto un suo beneficato, nel senso che mi ha veramente aiutato in tutta la mia carriera accademica e anche dato consigli personali di grande valore. Il motivo per il quale però anche credo che ci sia questa confluenza, affluenza di popolo, non solo è che è pescarese, e quindi va bene, però lo terrò immediatamente dicendo che era tra i meno regionalisti e diciamo campanilisti degli italiani che io abbia conosciuto, quindi modifico. Ma anche perché ha avuto ragione, e questo agli economisti capita poco spesso. Purtroppo quando è mancato il mondo andava diciamo già verso in questa direzione dove poi è arrivato, però a molti non piaceva questo enfatizzare le cose che non funzionavano. Il Caffè era uno che voleva veramente tutto quello che ha detto Mantoscio, ma era anche uno che di nuovo qualificava quello e le lezioni ricevute. Non gli piacevano le lezioni ricevute. Per esempio, aveva scritto un libro, come avete visto prima, che si chiama In difesa del welfare state. Però, in una intervista che ha dato a Giorgio Ruffolo poco prima di scomparire, ha messo in rilievo una quantità di aspetti disumanizzanti che il welfare state all'italiano era arrivato a mostrare, pur costando molto, quando si era realizzato, quando si era veramente messo in pratica. E con la stessa diciamo, severità
con la quale aveva giudicato i rentieri e quelli che badavano solo ai profitti, e Caffè si dirigeva anche la sua critica verso quelli che sfruttavano il sistema sociale nel senso di volerci guadagnare sopra, ma non i poveretti che cercavano di avere una medicina in più, e quelli che invece praticamente ci guadagnavano sopra veramente. E questo è un discorso di nuovo del futuro. Lì si era cominciato, adesso siamo arrivati anche lì, tant'è vero che bene o male siamo stati già costretti a stringere la cinghia. Sebbene sono sicuro che se Caffè fosse qui a vedere quello che è successo e come si è agito per rimettere in qualche modo le cose un percorso di equilibrio, così detto, sebbene questa è una parola che non gli piaceva affatto, non sicuramente farebbe notare delle differenze tra quello che aveva detto lui a quel tempo e quello che sicuramente avrebbe detto adesso, che poi in effetti è la stessa cosa, perché come vi ho detto anche allora aveva degli accenti veramente critici nei confronti di come si stava e come si era realizzato il welfare state in Italia. E c'è anche un elemento personale suo, perché Caffè era un uomo anziano quando ha dato questa sua parola, che io dico mi fa sempre impressione perché è morto a 73 anni, io ce l'ho di più, ma la cosa non mi ha colpito ancora, mi ha colpito qualche giorno fa, riguardando, e dice, ma Caffè c'era 73 anni, tu ce l'hai di più, allora se quello era peggio, tu che sei ancora più vecchio. Quindi, ma è cambiato un po' il modello, e lui si sentiva molto fuori, era stato colpito dolorosamente, essendo una persona che aveva dato tutto all'università, quando per motivi così di età era dovuto uscirne. Certo, andava ancora all'università, ma non era la stessa cosa come prima, e si sentiva qualcuno che era stato, il cui tempo era già avvenuto. Ma diceva, una persona anziana, che aveva una famiglia di persone anziane, e questi erano stati a suo carico e lo rimanevano, e lui aveva bisogno di aiuto lui stesso, invece aveva passato la vita ad aiutare gli altri, pur dall'altezza assai mediocre della sua statura. Era quindi una persona molto diversa da quelle alle quali siamo abituati oggi, e io qui ci includo, non credo di essere uno separato che considera gli altri come peggio di lui, e che il mondo è andato in quella direzione. Ma Federico queste cose le aveva capite molto per tempo, è stata riprodotta una sua frase che è giustamente famosa, che è quella del accorgersi della vincere, della vittoria progressiva della speculazione sugli investimenti produttivi sacrificati a favore della speculazione. E Caffè aveva un profondissimo odio per la speculazione, però non gli piaceva, si vedeva che era qualcosa che era perfettamente nella stessa corrente di un grande governatore della Banca d'Italia che era Menichella. Questi erano stati veramente in un periodo italiano in cui avevano visto gli speculatori arricchirsi, la gente comune, certe volte addirittura morire di fame, dopo la seconda guerra mondiale, in quegli anni prima della ricostruzione, in cui si era vista l'ammasso, l'accaparrarsi delle merci, e come nel caso di Menichella aveva veramente la fissazione del prezzo speculativo che le merci potevano raggiungere nel loro mercato,
e lì colpiva, così come colpiva nel caso della Borsa Valori. E poi, come è stato ricordato in questo ammirevole documentario, lui credeva che il mercato avesse sempre nome, cognome e soprannome, come diceva il Manzoni, non così il mercato anonimo. Il mercato era sempre composto di gente la quale faceva gli affari suoi e cercava di prevaricare. Per questo io non è che sto esagerando, era quello che diceva, parlava un italiano molto più ripulito del mio, però diceva le stesse cose che colpivano anche di più, perché era estremamente conciso nelle sue manifestazioni, le parole non le buttava, le diceva avendole soppesate una ad una. Quindi è un economista del nostro tempo, io credo perciò la sua lezione è stata adesso compresa, ma io mi ricordo quando qualcuno, rivenendo da una di quelle grandi università americane, che io pure ho frequentato, che si possono frequentare in molti modi, senza portare il cervello alla massa, per esempio, diceva: questo caffè, dopo tutto, perché sarebbe un economista illustre? Non riuscivano tanto bene a capire. E la cosa, certo che non si capiva, perché egli era un pensatore sociale, non solo un economista. E quello che ha ripetuto tutta la sua vita ai suoi allievi, ha lasciato scritto, io perciò lo so, avendolo letto, è che appunto bisogna non solo guardare quello che dice la tecnologia economica, le tecniche che si imparano, un mezzo scienziato, come dice, quella è una definizione bellissima, noi non vogliamo essere dei mezzi scienziati, purtroppo molti dei nostri colleghi ambiscono solo ad essere dei mezzi scienziati, poi gli arriva la crisi e allora è una parola a spiegarlo, però non si sono persi d'animo. Dopo un po' di disorientamento hanno ritrovato la strada e hanno cominciato ad operare le stesse teorie di prima per spiegare pure quando è andato male. Le cose sono solo, la gente gli può chiedere, ma com'è che non l'hai capito che stava venendo? Ma questa è una cosa per la quale ci si difende dicendo che gli economisti sono molto bravi a spiegare quello che è successo e non molto bravi a prevedere quello che deve succedere. Allora, Federico, il coraggio invece di prevedere ce l'aveva, e tutto quello che scrive è nella direzione di sapere più o meno la strada che prende una economia quando si comincia appunto a preferire alcune cose ad altre e a non stare attenti anche alla realizzazione di quello che si dice, perché le cose possono, si può mandare il cuore oltre l'ostacolo. Ma Federico non era uno di quelli che mandava il cuore oltre l'ostacolo, era molto attento a rendersi sempre conto che le salmerie seguissero, e cioè che non si parlasse solo, ma che la spesa pubblica per esempio fosse poi spesa, cioè che non ci fossero delle promesse, degli appostamenti di bilancio, e poi le cose si perdevano per la strada e non finivano mai. Questo non gli piaceva affatto, l'ha denunciato in molte occasioni, e questo è uno dei suoi messaggi che sono moltissimi, e appunto in questo momento piuttosto grave per l'Italia e per il mondo noi ce ne rendiamo conto molto meglio di quando c'era il sole e tutto splendeva e andava nella migliore delle maniere. Il migliore dei mondi possibili c'è stato forse, chi lo sa, certo non c'è adesso, e lui avrebbe potuto benissimo dire, me l'avevo detto io, ma non l'avrebbe detto perché non era fatto così. Grazie. Grazie professor De Cecco, adesso parliamo con il dottor Giacinto della Carabina, che è un altro magistrato della Corte dei Conti, nonché componente del Consiglio di Presidenza.
prego. Grazie, in realtà io sono molto di meno un professore universitario dell'Università di Roma e anche un uomo delle istituzioni, e ho scelto quindi, non essendo un economista, un tema che d'altra parte mi pare che sia centrale nella produzione di caffè, che è quello proprio toccato da ultimo dal professor De Cecco, e cioè come assicurarsi che la spesa pubblica sia effettivamente spesa. In un saggio del 1970, quindi pensate, 45 anni or sono, il professor Caffè, il saggio sulla vischiosità delle procedure nella spesa pubblica e le esigenze attuali della politica economica, il professor Caffè prendeva le mosse da alcuni dati che venivano resi pubblici in quei giorni dalle istituzioni e osservava che i tempi per realizzare le opere pubbliche, delle quali una moderna democrazia industriale ha bisogno, erano tempi molto lunghi, non misurabili in mesi, non in un anno, ma in diversi anni. E essendo, come è stato ricordato molto bene all'inizio, un fervido, appassionato sostenitore delle teorie keynesiane, quindi dell'intervento pubblico nella economia, e segnatamente un sostenitore del ruolo che gli investimenti pubblici possono avere per promuovere il progresso economico, nonché il progresso civile del paese, si chiedeva: ma perché queste opere, questi investimenti di cui pure il nostro paese ha bisogno e per i quali, lo si diceva poco fa, i soldi sono stanziati in bilancio, perché non vengono spesi? Perché non sono spesi tempestivamente? E qui sta l'originalità dell'approccio di Federico Caffè, perché esaminando attentamente, sulla base dell'esperienza che aveva acquisito la Banca d'Italia e con gli strumenti concettuali del cattedratico, Caffè giunse alla conclusione che tra tanti fattori rilevanti uno era più importante degli altri. E cito da questo saggio del 70, Caffè constatava che gli attuali ordinamenti, quindi le regole giuridiche che noi ci siamo dati, comportano lentezze e ritardi che non sono giustificabili con esigenze di effettivo controllo della spesa. Lentezze e ritardi, aggiungeva, che determinano un cammino tortuoso della spesa pubblica, talché gli investimenti dei quali vi sarebbe bisogno e per i quali le risorse sono stanziate in bilancio non vengono realizzati tempestivamente. Ora, questo era un problema per il professor Caffè, studioso di politica economica, un problema fondamentale, perché volendo promuovere un'impostazione tipo keynesiano si scontrava non contro un'opposizione dogmatica, politica, a quella impostazione di politica economica, ma con un fatto: l'inerzia, la lentezza amministrativa. Questo fatto lo induceva ad esercitare il suo spirito critico, tant'è che giunse a dire che quelle regole amministrative, minuziosamente applicate da molti organi, non di rado creavano una viziosa spirale. Cioè intravedeva in questo lo snaturamento di una procedura che dovrebbe sì consentire che si svolgano dei controlli, ma dovrebbe poi alla fine permettere che quell'opera sia realizzata. Ora, molti amministratori pubblici a livello nazionale, a livello locale, anche il presidente della regione Abruzzo che ha avuto il merito di promuovere questo incontro, oggi attendono, desiderano capitali per poter promuovere investimenti, e molti desiderano che l'Unione Europea cessi di esercitare un vaglio troppo chiuso sui nostri investimenti. Ma chiediamocelo alla luce dell'intervento di Federico Caffè: che cosa accadrebbe se poi avessimo quel denaro e non riuscissimo a spenderlo tempestivamente e non riuscissimo a dotarci di tutte quelle infrastrutture necessarie per un paese moderno? Le autostrade italiane, che erano all'avanguardia mezzo secolo fa, non lo sono più.
Le ferrovie italiane, che hanno sempre avuto una estensione limitata, oggi sono in Europa particolarmente arretrate. Pensate alle ferrovie per venire da Roma a Pescara. E ancora, gli investimenti che dovremmo fare per avere un sistema di comunicazioni elettroniche con la banda non più larga ma ultralarga, quella che in altri paesi europei si è fatta, noi non l'abbiamo ancora realizzato. Allora, a me pare particolarmente importante e significativo il messaggio di Caffè sotto un triplice punto di vista. Il primo, era un precursore, ha indicato un problema 45 anni or sono e ha anche indicato con lo spirito critico che poco fa Marcello De Cecco ha ricordato una singolare circostanza. Diceva Caffè, molti per porre rimedio a questo problema non fanno che proporre di introdurre nelle nostre pubbliche amministrazioni meccanismi di mercato, come se questo bastasse con lo schioppo di dita a risolvere ogni problema e come se le nostre amministrazioni fossero tutte pronte a utilizzare quegli strumenti di mercato, ciò che è quantomeno opinabile. Ma poi aggiungeva, e non vi pare singolare che la nostra, una parte della nostra dirigenza politica, che quando vuole, scriveva il professor Caffè, è in grado di fare leggi in specifiche circostanze con singolare rapidità, sembrano frasi, parole scritte oggi, quando si tratta invece di porre rimedio ad un grande problema nazionale come quello di dotarci di procedure amministrative all'altezza di un paese civile, ritardi a sua volta, non ponga mano a quelle regole. Allora a me pare che il secondo aspetto importante di questo tema, oltre a mostrare appunto che Caffè, come si è detto prima, era un precursore, dimostra la lucidità e lo spirito critico. Noi di quelle regole, e io lo dico da giurista, noi possiamo, dobbiamo occuparci, è possibile migliorare quelle regole. C'è però il terzo aspetto, quello ultimo sul quale voglio intrattenervi, e cioè quell'aspetto che Caffè indicava come il cammino tortuoso che dava luogo ad una spirale viziosa. C'è un problema di regole, certamente, però le regole non camminano da sole, le regole hanno bisogno di uomini, hanno bisogno di persone all'altezza della situazione. E quindi il terzo ed ultimo aspetto importante, secondo me, è quello di avere consapevolezza che se noi vogliamo che gli investimenti pubblici in questo paese non solo siano stanziati, ma siano realizzati, dobbiamo renderci conto del fatto che c'è una questione amministrativa, che è una grande questione nazionale, ed è una questione in parte di norme, ma in larga parte di cultura. Noi dobbiamo cioè effettuare investimenti nella cultura, nella ricerca, e dobbiamo in particolare promuovere la formazione di funzionari amministrativi che ci mettono in condizione di tornare ad essere, come siamo stati, all'altezza dei paesi più avanzati d'Europa. Vi ringrazio. Grazie professor Caffè. Nel frattempo, come avete visto, ci ha raggiunto il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Rubini. Io raccoglierei alcuni frammenti delle frasi che sono state dette, cioè il fatto che Federico Caffè fosse non soltanto un grande economista, ma un pensatore sociale, è stato detto, no? Un acerrimo nemico dei rigoristi, dei ricercatori di rendite, avversava la vittoria della speculazione sugli investimenti e chi approfitta dello stato sociale, sono tutti temi molto attuali che adesso sono stati ripresi appunto anche dal professore. E quindi chiedo anche a Giovanni Legnini di darci un punto di vista non da economista ma proprio da giurista, che sicuramente ha visto con attenzione Grazie. La lezione sociale del professor. Buonasera a tutti, innanzitutto consentitemi di dire che il professor De Cecco non soltanto è un grande economista e brillante oratore, ma ha pubblicato molte cose, tra cui un libro freschissimo di stampa che ha donato poco fa a me, gliene sono grato, e a Luciano, su Federico Caffè. Quindi da oggi questo pagine di economia politica in
insieme, curato da lui e da Pierluigi Ciocca, altro grande economista nostro conterraneo, e da Marcello De Cecco, a completamento di una collana dedicata a economisti, agli economisti abruzzesi. Ce ne sono altri, quindi è il caso di continuare in questa attività. Io mi sono appassionato, e poi vengo al tema che il direttore Tedeschini poneva, mi sono appassionato a Federico Caffè da molto tempo, da quando ero ragazzo, da quando scelsi da studente di giurisprudenza una tesi in economia politica sulla politica dei redditi, e lì ebbi modo di scoprire Federico Caffè, che non aveva molta simpatia, come è noto, la politica dei redditi, ma che comunque scrisse molto su questo tema. E poi quell'immagine, quella immagine che riuscì a trasmettere Ermanno Rea, quello splendido libro che molti di voi avranno letto, mi colpì e mi colpisce ancora, una su tutte di immagini, quella degli studenti, dei suoi studenti, tra cui vi era Ignazio Visco, che voglio ringraziare da abruzzese innanzitutto perché è qui con noi, pur gravato da impegni numerosi, quegli studenti che allorquando si diffuse la notizia della scomparsa di Federico Caffè setacciarono Roma, e non solo Roma, e dintorni, alla ricerca del loro maestro, al quale erano legati da amore, da